Allora, come vedete, la situazione è migliorata, anzi miguratissima. Il mio impero greco ha cominciato a rullare per bene, a dare grandi mazzate. Siamo nell'800 d.C. e dopo che Cesare Augusto e la sua checcaggine mi hanno rotto i coglioni per anni e anni di soprusi e di elementi diplomatici di scarso livello. Mi sono rotto le palle, ho deciso spontaneamente di fargli il culone. Tra l'altro, è entrato incredibilmente in diplomazia e in accordi con altre civiltà, Hanoi, Copenaghen, che ancora in guerra, insomma, avevo tre città contro di me, ha cominciato alla produzione araffica di elementi militareschi. E ora la città di Roma, dopo che io ho conquistato Anzio, Ravenna, Arezzo, dopo gli Hanoi che mi hanno regalato Osinka, che io gli ho dato un trattato di pace, l'ho accettato perché era il momento di tagliare corto, perché il vero nemico è Cesare. Copenaghen è ancora nemico, ma tra un po' quella cavolo di città sparisce, anche se ha un bel livello di fortificazione. Ora Roma. Ragazzi, Roma sta per cedere. E noi gli spacchiamo il culone a Roma adesso. Voglio attaccare. Attenzione, le mie unità crepano. Roma è sotto assedio, ragazzi. Roma è sotto assedio. Vai, vai, insistiamo. Vai ragazzi, vai! Questa è proprio una bella zappata che gli è arrivata. Vai, attacco! Vai! Ah, hai saccheggiato 121 oro con la cattura di Roma. Annettere la città. E ora finalmente abbiamo Roma. Ma attenzione, c'è ancora una città di Cesare che rompe le palle. Adesso noi la andiamo a cercare e andiamo a spaccare. E ora che abbiamo Roma, possiamo veramente divertirci, fare un qualcosina di interessante. E questo è il gioco. Come vedete, se si fanno le cose bene, si può rullare bene. Ci sono tante, tante unità su schermo, tantissime. Adesso. Troppe, troppe. La cosa interessante, almeno il cambiamento, che può essere una cosa negativa o positiva, è che più unità non possono stanziare nello stesso esagono, nella stessa casella. Questo è un pochettino problematico se si vuole assediare la città, perché costringe a un lavoro di stile Tetris per incastrare l'unità. Del resto è molto più agevole vedere le unità singole che stare a sclerare per selezionare varie unità in un'unica casella. Comunque, no, questo era il punto. Questa era la cosa che volevo far vedere della conquista di Roma, della disfatta, della quasi disfatta, perché a quanto pare Cesare ha un'altra città-stato nascosta chissà dove, che noi dobbiamo ancora scoprire, o anche non. Ah, tra l'altro, mi è nato un altro nuovo personaggio. Chi sarebbe questo? Gustavo Adolfo, il grande generale. E con Gustavo Adolfo andiamo a fare il culo a Copenaghen adesso, ok? Quindi, Roma è caduta, momento importante, ce l'abbiamo fatta. Però non è ancora finita. Mi terrò la pace un pochino e cercherò di giocarmela fino ai stadi avanzati. Ora dove siamo finiti qua? Siamo finiti. Siamo ancora nel Medioevo. Siamo ancora nel Medioevo. Tra un po' inizia il Rinascimento e ci sarà da ridere. Ok? E dal Medioevo e da Roma è tutto. Allora, come vedete, la situazione comincia a farsi abbastanza calda.
è anche migliorata. Sono passati un bel po' di anni, dall'ultima volta che ci siamo visti. Era l'800 d.C., siamo al 1480. Intanto è passato l'esodo. Dopo che mi sono conquistato tutta questa zona, questa ormai è tutta zona mia, Cesare è stato mandato a cagare. Mi ha rotto un pochino le palle e alla fine è stato eliminato. E le uniche zone rimaste in questa isola qua sono le città-stato di Hanoi e di Venezia, che le teniamo con noi perché sono comunque alleate. Tutto il resto, ovviamente, è tutta produzione. C'è un po' di stasi perché adesso la battaglia si è spostata di qua. Un esodo veramente allucinante, perché come dicevo, il problema forse è riuscire a fare un pochino di puzzle game, anche perché siccome un'unità può stare soltanto in una casella e non ce ne possono stare due contemporaneamente se non transitando, allora riuscire a fare un viaggio in nave con tutte le unità è veramente una cosa lunga, bisogna poi incastrare bene tutti i punti di attracco, allucinante. Comunque, abbiamo il CI che è veramente una potenza assurda, ma adesso stiamo per distruggere Mosca. E così la signorina russa va a cacare. Allora, come spacchiamo qua questa Russia? Vediamo, la mia non ce la può fare però. Ecco. Bisogna, forse bisogna aspettare l'attacco, bisogna aspettare il prossimo turno per di nuovo la possibilità di attacco. Comunque, questa è la situation. Stiamo per entrare nell'età. Stiamo per entrare nell'età industriale. Stiamo per scoprire la polvere da sparo. E quindi cominceranno ad essere cannonacci, fucilazzi da paura. E la situazione si scalderà ulteriormente. E questo è il gioco, ragazzi. Guardate quante unità. Trante, troppe unità, troppe, non si capisce più niente. Però bisogna resistere, bisogna andare avanti, bisogna ottenere la vittoria. E questo Sien, questo Singapore, con Suco Thai, bisogna andarla a spaccare. Dopo Mosca, ci rassettiamo un po', truppa manetta e vai così. Ci rivediamo, vediamo fra quanti anni riuscirò in questo impero. Ah, guardate la Caterina, com'è delusa. Come è bella pimpante anche dopo una sconfitta così grandiosa. Adesso abbiamo finalmente Mosca. Mosca è nostra, cercavo di accaparrarsela a lui, ma fortunatamente ci sono riuscito per primo. E adesso la battaglia continua. Ok ragazzi, tutto pronto. È venuto il momento. Il momento, no, per favore non mi far perdere tempo con queste cose ora che c'ho cose più importanti da fare. Per esempio spaccare il culo a tutti. Vai. No, il momento è giusto, aspettate. เจ้าคนต่ำช้า เราจะเตรียมพร้อมสำหรับรับมือเจ้า Tutti guerra. Bene, molto bene ragazzi, molto bene. Come vedete, il mio più acerrimo nemico, quello che mi precludeva una vittoria finale, è stato totalmente distrutto con la sua ottima capitale Singapore e con le due città rompiballe, città-stato alleate, Budapest e Belgrado, che erano veramente una noia. Ora sarò costretto a autodistruggere molte di queste città, quasi tutte, tranne Singapore, la capitale, le due città-stato che non posso farlo perché sono state capitali.
quindi non si può distruggere le città che sono state capitali. Però avere troppe città aumenta il deficit di brutto, è una cosa che non voglio assolutamente, perché ho bisogno di grana per creare un pochino di pupazzetti e mazzette varie. E queste sono le battaglie epiche. Adesso dal 1650 in poi credo che seguiranno momenti di pace, momenti di grande pace, perché una battaglia così enorme, un esodo così poderoso su quest'isola qua e la conquista di quasi tutto, mi ha cimito di risorse, di unità, di vita, di speranze. Ma adesso le speranze continuano a ritornare, ritorneranno sicuramente per un nuovo momento rigoglioso, sperando che Venezia, Hanoi, ma soprattutto questa cavolo di isola, che a quanto pare ha già un livello 31, quindi mi sa che quantomeno è inespugnabile, anche perché approdare con poche unità qua sopra è veramente un delirio. Se lo si fa a raffica è difficile da conquistare. E comunque questa acqua, c'è Delhi, c'è Gandhi, che ovviamente Gandhi, poverino Gandhi, qua è l'unico superstite, ma l'India la lasciamo stare, il buon Gandhi lo lasciamo anche stare, perché è veramente un buon uomo. E questa è la situazione. Adesso proseguiamo con i turni e vediamo di scoprire la tecnologia futura.